Allora, buongiorno ragazzi, faccio questo video soprattutto per i nuovi che entreranno nel Discord e per tutti quelli che hanno appena comprato il gioco e non sanno bene come funzioni. Io in questo video parlerò dell'inventario, delle missioni e poi vedremo se riesco a fare anche qualcos'altro. Allora, innanzitutto questa è la schermata iniziale. Andate sul vostro carattere e vi troverete l'inventario. Questo è il mio inventario della versione beta dopo le nuove patch e vedete subito intanto la tipologia a sinistra e a destra. A destra c'è il vostro stash con tutte le cose che lutterete, che metterete da parte, fucili, armi, munizioni, cure, chiavi, vari contenitori che poi si trovano. E a sinistra il vostro personaggio con cui che voi potrete equipare a seconda del raid o di quello che volete fare durante la run che andrete a fare nelle diverse mappe. Allora, innanzitutto vedete subito casco, occhiali che possono essere quelli notturni, le body armor, le due armi switchabili primarie e quella secondaria e diciamo, il melee. E che in questo caso, visto che ho la Edge of Darkness, lo vedete anche dall'inventario grosso, il più grosso, che può essere l'accetta, il coltello, i vari tipi di coltelli. Per ora la migliore con cui mi sono trovato è quella di base della Edge of Darkness, che è l'accetta. Le armature si dividono per ora le body armor in tre e gli elmetti in due, che sono un elmetto un po' più scarso che al momento non ho, e l'elmetto Kiver che sarebbe quello più potente per ora. Vedete, fate inspect e andate a vedere tutte le varie tutti i vari dati sull'armatura che indossate. Queste sono le cuffiette che per molti nuovi non rappresentano un granché, ma per i giocatori che giocano da un po' le cuffie sono indispensabili perché attutiscono i rumori di fondo e fanno sentire molto bene invece i rumori, passi, suoni dei vari player, degli scav che avete intorno. Li sentirete molto meglio anche da dove provengono gli spari. Questa è una cosa molto importante, le cuffiette sono essenziali per giocare a livelli abbastanza alti. Poi, le varie armor sono le due armature, diciamo, leggere, che la prima non ce l'ho, è un'armatura bianca, 3M mi pare si chiami, o 3 mm, non mi ricordo, e poi c'è la Paka Soft Armor, vedete? Questa è la media, quella bianca è ancora minore, questa dà 60 di protezione base, iniziale, la mia è riparata, vedete? Vediamo se ne ho una da 60, farvela vedere. No, al momento non ce l'ho. Vabbè, comunque, vabbè, la possiamo comprare dai venditori. Ecco qui, i vari dati. Armor Poi 58. Vedete, adesso vi faccio vedere, vi paragono questa all'armatura più forte del gioco che si chiama Fort Armor. Eccola qui, vedete? Armor Class 6, questa 2. Change Tone Speed 10, questa 15 perché è più pesante. Movement Speed, Ergonomics. Vedete, questa cosa copre chest e stomaco. Cosa sarebbe? Cassa toracica e stomaco. Invece questa cosa copre le braccia, il chest, stomaco, perché vedete, riesce a coprire anche la parte superiore delle braccia, il collo e anche un po' di basso ventre. Mentre questa è puramente chest e stomaco. Questa è l'armatura più forte del gioco che tutti i player più forti hanno quando fanno le run. Io non la uso perché per il momento non mi serve ancora. Quando inizierò a usare gli M4 per fare la mastering, metterò anche quella. Vedete, il casco è importante perché basta un colpo e ti fanno un headshot, quindi il casco io lo metto sempre, il Kiver. Vedete, poi ogni arma ha le sue cose, potete reloadarla, guardate, basta schiacciare un tasto, oppure potete moddarla in tutti i modi, vedete, sono tutti pezzi. Questa è un'arma un po', l'SKS non è tanto moddabile,
ci potete aggiungere il silenziatore, che io ce l'ho, vedete l'hexagon, senza aggiungere altri pezzi. Poi potete metterci questi mirini, solo la versione per l'SKS, solo la versione OP, cioè hunting, vedete hunting Simonov semi automatic carbine SKS hunting rifle. L'altra versione, quella marrone scuro, non può essere moddata molto, solo il silenziatore mi pare. Allora, poi vedete adesso ad esempio io sto facendo la mastering per la K74N. Vedete, faccio inspect, questa è la mastering. Praticamente quando voi arrivate al primo livello, diciamo, vi scattano dei bonus. Scattano dei bonus abbastanza importanti. Precisione, stabilità, accuratezza, queste cose qua. Questa è interamente moddabile. Potete anche giocare, ad esempio, potete scegliere di giocare senza la parte superiore, senza mirino, senza il calciolo, senza praticamente lasciando la scoperta di tutto. Potete fare come vi pare, metterci due mirini, tre, quattro, tutto quello che volete. Le mastering si vedono nelle skill. Ad esempio io sono livello 36, ho l'endurance con tutti i vari bonus, vedete? Vitality che vi dà altri bonus importanti, decrease chance of bleeding, questa è importantissima, la forza, la vitalità, il metabolismo è anche importante perché se vi sparano allo stomaco in questo gioco e ve lo bucano, ve lo fanno nero, nero cosa vuol dire? Vuol dire che non è più curabile. Perde acqua, più è alto il metabolismo, meno acqua perdete nel tempo e più riuscirete a sopravvivere, perché a livelli bassi se vi spaccano lo stomaco iniziate a perdere l'acqua, quando arrivate a zero di acqua praticamente morite 5 secondi dopo, cioè è come se perdeste liquidi corporei più che acqua. Stress resist, vedete, hanno implementato anche memory, ci sono anche altre skill che poi verranno fuori con le prossime patch, con l'andare avanti del gioco. E qui arriviamo al mastering, vedete, mastering della K74 è nel livello 1 e vi darà tutti dei bonus quando arrivate al livello 2. Ad esempio vedete, io sto facendo questa, poi farò quella dell'M4 e così via. Poi questa è la schermata dei danni, ogni parte è a sé stante, se vi sparano nella gamba sinistra si danneggerà solo la gamba sinistra. Logicamente in base ai danni che vi vanno a fare alla gamba sinistra, in base anche al bleeding, perché ogni volta che vi hittano c'è una percentuale di probabilità che voi sanguinerete, allora andranno giù anche le altre parti. Invece se continuano a spararvi nella gamba sinistra, ve la fanno nera, i colpi successivi a quando la gamba diventa nera si moltiplicano per 2 per tutto il resto del corpo. Quindi una volta che la gamba è diventata nera e continuano a spararvi sempre nella stessa gamba, il danno del proiettile si divide per tutte le parti del corpo, cioè si divide, va in tutte le altre parti del corpo per 2. Quindi se c'è un proiettile nell'arma di quello che vi spara che fa danno 50, vi farà danno 100 in tutto il corpo e vi diminuirà la vita in tutto il corpo. Praticamente dopo 2 colpi con la gamba nera morite. Comunque, questo è il gear, qui ci sono i vari, questo è l'M4, tanto zannato, vedete, possiamo fare un paragone, ad esempio, questo è l'M4, tutto moddato da me, vedete, allora, calibro 5.56, fire rate 800, effective distance 500 metri, la KM invece ha 6.50, va 100 metri, 150 metri in più. La velocità del proiettile iniziale è diversa, ma è diversa perché io ho cambiato varie componenti, ad esempio in questo è minore, vedete 8,60, quasi come la K74N, in base a come moddate le armi cambiano i vari parametri. Logicamente io ho messo i pezzi migliori, perché sono già a livello alto, voi all'inizio fregatevene, cercate di farvi la skill, poi il mod lo farete dopo.
Poi vedete qui ci sono i vari tipi di cure, di mirini, di chiavi. Le chiavi sono importanti perché aprono porte che possono contenere oggetti preziosi, possono aprire shortcut, cioè scorciatoie nelle varie mappe. Ad esempio in Factory possono aprire delle porte che vi fanno uscire. Questa è una cassa nuova che è per le armi e basta, per i soldi e basta. Vedete, la apro e ci sono dentro tutti i soldi. È un 2, 4, 6, 6x6, 36 slot di soldi. Questo invece è il wallet e ne ha solo 4 e occupa uno slot. Questa ne occupa 6x2, cioè ne occupa 6 slot. Poi ci sono le varie divisioni dei soldi, dollari, euro, rubli. Dollari sono importanti perché adesso andremo a parlare dei venditori. Vedete, qua ci sono 5 venditori. Uno dei più importanti è il Peacekeeper, si compra in dollari, si possono anche cambiare i dollari, vedete? Voi fillate, fate tipo 100 dollari e fillate i rubli, perché la moneta principale è il rublo, poi c'è il dollaro e poi per finire l'euro, ma l'euro ne parliamo dopo. Vedete, il Peacekeeper perché è importante? Perché vende l'arma che a mio parere, a parere di tutti, per ora è la più forte del gioco, che sarebbe l'M4. L'M4 che si può andare a moddare appunto con silenziatori, caricatori. Vedete, ad esempio in questa nuova patch hanno messo i caricatori, quelli da 60. Vedete, ce ne sono due tipi. C'è questo tipo che si può comprare solo scambiando pezzi, questi pezzi, vedete questo caricatore qua. Poi c'è quest'altro caricatore che è un po' più performante, diciamo, ma solo per l'ergonomia, che alla fine per ora non c'entra quasi niente quando sparate. E questo si trova con i filtri della maschera antigas, che sono un po' più rari. Ah, qui c'è un pezzo nuovo, esaminiamolo. Vedete, questo cos'è? Fortis Shift Tactical Grip per Shift from Function Hybrid for Grip Design. Forse va per tutti. Vedete, proviamo a comprarla, vediamo su che cosa monta. Poi potreste andare benissimo sulla gamepedia di Escape from Tarkov e vedere tutte le armi che pezzi montano, molto facile, quindi se non sapete moddare. Ora noi abbiamo questo pezzo, vediamo se si monta su un M4 ad esempio. Cosa dobbiamo fare? Tornare indietro, andare su character, selezionare l'M4 che vogliamo moddare e andare su modding. Questo è il mio M4, adesso cerchiamo, sarà difficile perché è super moddato. Dobbiamo cercare pistol grip, seguiamo la freccia. No, vedete, questo non ci va, non so perché è un pezzo nuovo, non so su cosa vada. Proviamo su l'MP5. No, sull'MP5 non si può moddare. Allora dov'è? Non capisco su cosa vadi. Ora proviamo, perché a volte se tu ce l'hai nell'inventario puoi fare inspect e da qui vedere su che arma si fitta. Ah, ma è una foregrip, scusate. Quindi guardate, tact modding, e noi andiamo a cercare, eccolo qua, non ci va lo stesso, perfetto. Non so dove vada, non ho ancora scoperto, è un pezzo nuovo, sto facendo il video subito dopo una patch. Poi un'altra cosa importante, le cuffiette l'abbiamo detto, la fortarmo l'abbiamo detto, gli zaini, vedete, possono essere messi uno dentro l'altro, così poi voi ne potete avere un sacco. Ad esempio io ne avrò una decina di 3-zip. Questi sono i migliori perché non si vedono da lontano come il Pilgrim, che è più grosso ma è molto più visibile. Questi sono un po' più camuffanti, diciamo. Vedete, dentro hanno varie armi, tipo il DVL silenziato, l'Asval, che è un'arma fortissima, soprattutto per la mappa Factory e per gli spazi un po' più ristretti è fenomenale, ma da lontano lascia un po' a desiderare perché non è molto moddabile e la precisione dalla distanza è ridotta. Certo, puoi fare kill anche dalla distanza con questa, come con la pistola per esempio, però se ti trovi davanti uno con l'M4 ti scoppia subito e tu, a meno che non hai una botta di fortuna, rimani morto.
Poi ci sono i gilet. Gilet è importante quando voi dovete farvi l'inventario, lasciare sempre uno slot da 2, che è il numero di slot che occupa il caricatore, libero. Vedete, se io adesso ci vado a mettere questo e faccio reload, vedete, me lo mette nello zaino, e quando siete in battaglia non potete assolutamente utilizzarlo, dovrete aprire l'inventario, rimetterlo qua e ricaricarlo nell'arma se non avete spazi liberi. Sì. Molto, cosa molto importante, ogni rig, ci sono vari tipi di rig, più piccoli, più grossi, ad esempio questo è uno dei più grossi, questo è il più grosso, vedete, logicamente hanno tutti un prezzo, questo ha questo prezzo, vedete, e occupano esattamente lo stesso spazio. Invece i case speciali, come la pistol case, vedete, la pistol case ad esempio è 2x2, invece dentro ci sta un 3x3, sono molto importanti per l'inventario, soprattutto chi ce l'ha più piccolo. Io ho quello più grosso con la Edge of Darkness. Vedete, ad esempio vi faccio vedere questa scatola che è 3x2, 6 6 slot, la apri invece ci sta 36 slot di soldi, però solo soldi puoi mettere, come nella pistol case puoi mettere solo pistole, munizioni per la pistola o caricatori. Vedete, questa ha 84 colpi, la pistola con caricatore da 84 colpi, spettacolare. Questi case dove si comprano? Questi case sono nuovi, della patch nuova, si comprano qua, no, si comprano dalla dottoressa, vedete, eccoli qua, questo è l'item case, ancora non ce l'ho perché costa troppi euro, gli euro sono una delle monete più difficili da trovare, si possono scambiare, vedete, la money case invece si può scambiare per 4 gold chain, che sono un pezzo importante, le gold chain, perché puoi comprare l'M4 aggiungendo un altro pezzo, e puoi comprare soprattutto le fort armor, quindi tenetele le gold chain per comprare le fort armor, importantissime, e poi per comprare questa con un roller, che sarebbe l'equivalente zingaro del Rolex, vi comprate questa valigetta qui per money. Poi potete comprarvi questo, oppure da skier livello 4 c'è un altro pezzo importante che ancora non ho, che vale 8.318 euro, prima valeva di meno, lo dico chiaro e tondo, io euro ne ho 1.722, pensate un po', che sono livello 36, bisogna comprarli, come per il Peacekeeper, vedete che c'ha i dollari, che per ora non servono a nessuno, e ci sono, non servono tanto perché tanto vendi le armi direttamente al Peacekeeper e te li fai in dollari, vedete come ci sono qua i dollari, ce li ha anche il Peacekeeper gli euro, ma col fatto che servono tanto queste scatole, euro ne trovate pochi, solo quando resettano i vendor. Guardate, euro, a lot, potrei già comprarne qualcuno, compriamone 1000, vediamo cosa succede, se c'ho abbastanza soldi. 1000 euro fill, vedete, ho comprato 1000 euro e li mettiamo qua, adesso ne ho 2722. Per nel caso finissero, qui c'è un timer per tutti i venditori, c'è un timer, quando questo timer scade, voi arriva a zero completo e sparisce il numero, voi schiacciate qui, vedete, si aggiornano tutte le cose e ritornano le cose dall'inizio. Questo a cosa serve? Molti dei colpi che vanno nelle varie armi hanno diverse caratteristiche. Ci sono i colpi più forti, i colpi meno forti, i colpi medi, i colpi che trapassano, i colpi in generale, i colpi più forti li trovate ai livelli 4 dei venditori. Vedete, non ci sono, ad esempio, vedete, io ho questi colpi qui 762x39 che vanno sull'SKS o sulla KM, sono i BP, sono i colpi più forti, vedete, li comprate da Prapora a livello 4, ma adesso non ci sono perché li comprano tutti e finiscono, vedete? Adesso io aggiorno e ci saranno diversi valori, ma non ho visto cambiamenti, comunque ci sono
Vedete, queste munizioni qui BP e anche i BS, i BS sono i 5.45x39 più forti, i BP sono i 7.62x39 più forti, li trovate qua. Quando finirà questo countdown, voi schiaccerete qui e vi appariranno per magia, e se non fate in fretta a comprarli, finiscono, perché i giocatori se li pigliano tutti immediatamente, appena restarta, appena si aggiorna il venditore, si resetta, tutti sono a comprare i colpi, perché sono fortissimi, trapassano, fanno danno, avete capito? Ad esempio questi colpi qua per l'M4, vediamo se ce li ho dentro. Devo andare in character, guardate, un load ammo, queste M995 sono le 5.56 più forti, armor piercing M955. Guardate, adesso io le rimetto qui, guardate, si comprano a livello 4 del Peacekeeper, ok? M995, li vedete voi? Non ci sono, perché anche qua, stessa cosa, dovrà resettarsi, dovrete fare aggiorna e compariranno qui o qui, non mi ricordo. Qui forse, in questo slot. E voi dovrete essere velocissimi, soprattutto con queste, siccome l'M4 è l'arma più osannata. Questi colpi qui spariscono in un secondo, cioè lui è a 59 minuti e 59 secondi quando si aggiorna e già non ce n'è più, cioè voi dovete comprarli subito. Per quanto riguarda un altro aspetto del gioco, sono le cure sono molto importanti. Allora, voi potrete avere il bleeding. Allora, il danno normale che lo curate con qualsiasi cosa, a parte il painkiller. Il danno normale lo curate con gli AIA2, che è questo valore qua, il 35. Vedete, quando voi subirete un danno, andrà a 30, 29, 1, 5, e voi lo curerete con uno di questi, qualsiasi. Comunque recuperano vita. Ma una tipologia diversa è quando voi avete un bleeding, un quadratino. Ora, non so come farvelo vedere in questo momento. Sinceramente, comunque è questo quadratino così, vi viene sotto alla parte del corpo interessata dal bleeding, vi viene questo quadratino e voi lo potete curare solo con le medicazioni apposite, o le più semplici bende che occupano uno slot ma curano solo un bleeding, oppure con queste speciali che sono i Saleva, i Grizzly e gli Ifac. Vedete cosa fanno queste varie medicazioni. La più importante è il Grizzly, difatti occupa 4 spazi. Perché? Perché il Grizzly rimuove fratture, rimuove blood loss, contusion, radiation e HP. Ma soprattutto la cosa principale che fa il Grizzly è velocissimo a curare, e in più rimuove le fratture, che quando voi sarete in uno scontro a fuoco molto importante dal punto di vista di armamenti dell'avversario, vi romperà sicuramente qualcosa. Voi dovrete essere velocissimi a usare il tipo di cura adatta a quello che avete, perché una volta che l'arto arriva a zero non si può più riparare. Se stomaco arriva a zero perderete liquidi e morirete. Se il braccio destro arriva a zero, diventerà nero e non lo potrete più recuperare, rimarrà nero, vi tremerà la visuale, e se vi spareranno uno o due colpi morirete. Quindi è molto importante usare le cure adatte. Ad esempio Saleva e gli Ifac sono i migliori. L'Ifac è migliore perché ha uno slot e fa 300 di HP restore, rimuove i blood loss. Vedete, per ora c'è solo blood loss, le intossicazioni e le radiazioni non ci sono ancora. Vedete, l'unica cosa che distingue queste due cose è il numero di punti ferita che vi recupera. Il Saleva 400, 2 slot, l'Ifac 300, 1 slot, molto migliori. Meno slot ti riempiono l'inventario, più cure puoi portare, meglio è. Il Grizzly è il migliore. Perché? Perché ti ristora velocemente tutto, sanguinamento, fratture, gli HP, contusioni, tutto. Vedete, poi più semplicemente
possiamo avere gli splint, questi sono solo per le fratture, come vi dicevo. Vedete, rimuove una frattura. Se voi avete due arti rotti, o lo usate su questo o lo usate su quello. Logicamente le cose più importanti da riparare subito sono lo stomaco e le gambe. In primis lo stomaco. Se voi avete uno stato di sanguinamento sullo stomaco e sul chest, right down leg, dovete curare subito lo stomaco, perché se vi va giù l'acqua morite. Invece se vi va giù una gamba e ce l'avete nera, potete prendere il painkiller che serve apposta. Vedete? Rimuove il panico, ma soprattutto ti dà un effetto che tu non senti il dolore. Quindi anche se hai una gamba nera e zoppichi, perché nel gioco zoppichi, non puoi più correre, non puoi più saltare, se tu prendi il painkiller riesci di nuovo a fare tutto normalmente per il tempo che dura il painkiller, che adesso non mi ricordo quanto sia. Logicamente se ti si rompe il braccio destro e la gamba destra, tu dovrai sempre preferire curare la gamba, perché painkiller non ce ne puoi avere infiniti, quindi ti serve di più una gamba di un braccio. Anche se il braccio poi ti trema un po', è lo stesso, perché comunque tu devi saltare, muoverti, correre, scappare, potresti dover pushare. Sempre più importante una gamba di un braccio, ma lo stomaco è il più importante di tutti. La testa troppo poco, cioè se ti beccano bene la testa non te la puoi neanche curare, o muori o è nera. Difficile che tu ti curi la testa, a meno che non hai un cleaver e ti sparano con un calibro medio piccolo. Poi un'altra cosa importante da bere, perché nelle varie mappe, a parte che se ti si rompe lo stomaco devi avere sempre da bere, se no muori all'istante. Nelle mappe questo valore dell'idratazione è accentuato, cioè è capace che dopo 20 minuti, 30 minuti di game questo valore sia dimezzato, quindi sempre portarsi da bere, perché se no si muore, finisce, arriva a zero l'acqua, hai un tot di secondi, poi si muore, non c'è scampo. Le chiavi ve lo fate vedere, vedete questo. Ah, un'altra cosa importante, questo è il gamma container dell'inventario. Il gamma container ce l'ho io perché ho la Age of Darkness, vi ripeto, e a seconda dell'edizione che avete è sempre più piccolo. Questo è il più grosso di tutti e ci stanno 9 slot dentro. Se voi andate in run con tutto questo inventario, morite, perdete tutto tranne questo e quello che c'è dentro. Ad esempio, più che altro, quasi tutti cosa ci mettono? O munizioni importanti, o cure importanti, vedete io ad esempio ho il grizzly, oppure ci potete mettere queste cose speciali. Questo è il document case dove ci vanno le chiavi. In due slot ci stanno 16 chiavi. E voi ci potete mettere tutte le chiavi più importanti che vi servono nella run. Ad esempio se andate in custom vi mettete le chiavi di custom, se andate in factory vi mettete le chiavi di factory, o come me vi mettete un mix delle chiavi più importanti. Molto importante, perché tu non devi tirar fuori la chiave, fa tutto in automatico, ti trova le chiavi da solo, cioè tu metti le chiavi lì dentro, poi vai vicino a una porta e la apri semplicemente, non serve tirarlo fuori, aprirlo e tirarlo fuori la chiave. Quindi in pratica fa tutto in automatico. Vedete, importantissimo sempre avere una granata almeno, le cure dovete averle sempre, non pensate di andare in una run non avere cure o da bere, perché è la volta che magari fate un bel combattimento, vi prendete un M4 o lootate una fortana e poi magari morite perché non avete le cure. Questo è fondamentale da capire, cioè portarsi sempre dietro più cure possibili, perché altrimenti, vedete io adesso ho cambiato disposizione perché questi colpi sono molto importanti e molto rari. Sempre pensare al peggio in questo gioco, perché questo gioco non ti lascia scampo, assolutamente non ti lascia scampo. Poi un altro aspetto che volevo discutere, le missioni. Allora, le missioni le trovate su trading, vedete, ogni ha la sua missione, vedete, oppure le potete trovare su character task, voi potete cliccare sulle varie missioni. Questo reparto è meglio lasciarlo perdere, non ne parliamo per ora, è sempre meglio che voi abbiate
in ride tutto sempre. Quando voi lo spostate off ride vuol dire che voi non avete più gli oggetti quando uscite, quando andate in ride, non avete più gli oggetti missione, servirà più avanti. Per ora lasciate sempre tutto in ride e non avrete problemi. Io ho tolto questo perché l'ho già fatta la missione, l'ho completata, quindi me lo sono tolto, ma potevo anche lasciarlo lì. Le missioni hanno una loro descrizione, obiettivi anche secondari, adesso non ce n'ho, ma ci sono anche obiettivi secondari, possono essere, ma comunque trovate tutto su YouTube. Molta gente ha fatto video di, come si dice, video tutorial sulle missioni, che sono anche molto difficili. A seconda delle missioni che voi farete aumenterà più il livello, più aumenterà la difficoltà. Le più noiose sono quelle della dottoressa per ora, perché dovrete trovare gas analyzer, dovrete trovare un sacco di roba da mettere via. Se non avete l'Edge of Darkness con un inventario molto grosso sarà molto problematico mettere via tutta questa. Dovrete collezionare molti oggetti, molte cose. È un gioco molto molto ben fatto. Per ora molto bello, l'unico problema che ha nel momento è un po' il desync, la lag, ma perché ci stanno mettendo le mani e stanno cercando di aggiustare un po' il tutto. Cosa posso dire di altro? Le mappe ancora non ci, cioè ci sono, ma sono, vedete, ora ve le faccio vedere le mappe. Le mappe, chi ce l'ha? Questa qui c'ha qualcosa. Eccole qua, vedete, Factory Plan, Custom, Woods, Shoreline non credo ci sia ancora. Poi logicamente man mano che andrete avanti nel gioco lutterete sempre più cose e dovrete andarvi a vedere tutte queste parti, a cosa servono. Ad esempio, se voi avete due di questi, due set tool, vi potrete comprare ad esempio vedete, con due set tool che voi luttate li potete scambiare per ad esempio una KN tutto nero, non moddato ma molto figo, comunque c'ha il soppressore di fiamma, tanti pezzi, e ora non ve li posso stare a elencare tutti, ma molte cose che voi lutterete andranno poi ad avere un'influenza. Le cose più importanti, ve l'ho già detto, sono le gold chain, i caricatori hard disk, le gold chain per le fort armo, gli M4 e una money case o due, quante ne vorrete, io ne ho una perché comunque mi basta. Gli hard disk ne servono due per prendere i caricatori da 60 colpi degli AKN o AKS. Poi dovrete avere i circuiti per i caricatori da 60 di questo tipo per le M4, e poi dovrete avere i filtri delle maschere antigas per questo tipo di caricatore dell'M4. Poi ci sono altri pezzi, ma è buono anche il GM count. Col GM count potete comprare un po' di roba, ad esempio dov'è? Ad esempio il cecchino, l'SV98, vedete i vari pezzi, vedete GM count. Vedete, potete scambiare, vedete, 5 filtri e un 3, un 24x42 per un Vintorez. Vedete il cecchino, ad esempio, l'SV98, lo potrete scambiare a livello 2 del Prapor per 3 batterie della macchina e le rack bat, per esempio. Logicamente, man mano andate avanti nelle missioni, man mano aumenta il livello e i soldi che spendete dal venditore, i venditori acquisiranno i livelli superiori. Quindi per avere un venditore a livello 4, ad esempio Prapor, dovrete fare un sacco di missioni, ad esempio io ne ho fatte 12, devo ancora attivare questa perché la devo fare con calma. Questa missione qui, che è Chemical parte 4, la dovete fare per ultima, io me la sto tenendo per ultima, questa l'accetterò poi più là. Chemical parte 4 è la missione che ci hanno tutti, te la danno tutti, vedete? Si chiama in modi diversi, ma è Chemical parte 4 di Skier, vedete? Chemical parte 4 di Skier la dovete fare per ultima. Fatela per ultima perché sennò vi dà dei problemi, dovrete scambiare altri pezzi con gli altri venditori. Fatela per ultima di tutte le missioni.
Allora, per aumentare di livello, ad esempio, proprio io ho fatto un tot di missioni, ho guadagnato tot di rispetto per lui, il rispetto viene con le missioni, vedete? Se io adesso risolvessi questa, acquisirei 0,35 di rispetto e 20.000 di XP. XP non c'entra niente c'entra con il livello. Vedete? Più ogni livello del venditore necessita di un livello giocatore, un livello rispetto e soldi spesi da lui. Quindi, ad esempio, per averlo a livello 1, io dovevo avere rispetto 0,20, livello, che ne so, 10 e aver speso 500.000, livello 2 il doppio, per esempio, il triplo, livello 4 quadruplo. E così via. Ritornando qui, ci sono ben poche cose da dire, l'organizzazione dell'inventario sta a voi. Dovrete sempre riuscire ad avere munizioni buone, sempre, e soprattutto modare le armi in modo che abbiano molta accuratezza. Questo si fa con i calcioli migliori, le grip migliori, i mirini migliori, i pezzi migliori, in generale. Va bene, per ora è tutto e ci ribecchiamo.